Hello everyone! Sono tornata con un Q&A. Non lo facevo da un po'. Mi avete mandato le vostre domande su Instagram, su YouTube. Ho fatto una selezione, ragazzi, erano tantissime, quindi non posso rispondere a tutte, però ne farò altre in futuro. Grazie di aver partecipato. Mi fa piacere quando sento tutta la vostra curiosità. Mettetevi comodi, non penso che sarà un video da 5 minuti, perché qui ho almeno 20 domande. Io mi prendo il mio bongo. Mi sono appena svegliata da un riposino pomeridiano perché c'avevo un sonno assurdo. Sto facendo sempre mille cose e se posso riposare mezz'ora quando sento che è necessario lo faccio. Però insonno veritas. Iniziamo. La prima domanda l'ho scelta facile, iniziamo soft. Hai mai pensato di farti bionda, biondo platino, rossa, blu, bla bla bla, insomma, tutti i colori? Pensato? Sì, ovviamente. Davvero davvero pensato? No. Io una cosa strana è che non mi sono mai tinta i capelli. Mai! Neanche quando ero una teenager, no, pazza, che dici, voglio i capelli rosa. Mai. A parte il fatto che io ho i capelli davvero naturalmente molto 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 scuri, non so neanche se si vede in video. Credo che tingerli di un qualsiasi colore sarebbe un bel processo difficile. Sono anche lunghissimi, quindi mi dispiacerebbe anche rovinarli. E poi bionda proprio, con queste sopracciglia e i miei colori, non credo che sarebbe il mio. No, non l'ho mai davvero preso in considerazione perché mi è sempre piaciuto questo colore, mi piace. Infatti adesso, quando, io ho 31 anni ragazzi, quando inizio a vedere dei capelli bianchi che si mettono sempre tipo qua, verso dietro e sempre di più da questa parte della testa, sono tipo, quanto reggerà ancora il mio colore naturale? Vabbè. Seconda domanda. Se avessi tantissimi soldi, dove decideresti di vivere? Se avessi tantissimi soldi, non dovrei neanche decidere. Sicuramente mi farei una bella casa nel centro di Roma, dove mi piace a me, perché così c'ho l'appoggio, dove c'ho la famiglia, tutti quanti. Mi farei sicuro una casa a Tokyo, dove passerei parte dell'anno. E poi magari una casa dove fa caldino, dove se mi prende che è inverno e che cavolo sto a fare a Tokyo che è freddo, a Roma che è freddo, me ne vado lì. Penso che per un periodo probabilmente me ne andrei anche in qualche città, soprattutto adesso che mi sento molto... Come il fungo. Soprattutto adesso che mi sento abbastanza centrata sulla mia carriera, me ne andrei in qualche città, ben tipo New York. New York, bella così, viva. Però servono abbastanza soldi per stare lì, eh. Mi farei tante basi. Domanda numero 3, vediamo. Cosa fai esattamente? Canti, insegni, vai sui set, accarezzi i cani. Allora, cantare, cantavo professionalmente, adesso no, adesso così mi diverte. Professionalmente io mi ritengo ancora principalmente un insegnante di inglese. Io ogni giorno faccio lezione privata ai miei studenti, in questo momento sono al completo, però questo è quello che faccio tutti i giorni. Ma tutti i giorni mi dedico anche al mio canale Instagram, quindi cerco di fare quasi un reel al giorno, quiz di inglese ogni giorno, mi dedico anche a YouTube e anche a progetti extra, come la cosa del vai sui set, progetti extra. Sto per iniziare a scrivere un libro, vi darò più dettagli. Come influencer di lingue ho ovviamente anche gli sponsor, ci sono delle scadenze, ci sono dei contenuti che io creo non per i miei social ma per le loro pagine. Vedete magari la pagina di UC Cinemas o magari l'applicazione Cake, varie cose. Accarezzo anche i cani perché nella mia famiglia sono tutti educatori cinofili, mio padre, mio zio, l'altro mio zio, quindi sono sempre circondata da cani. Modestamente so anche tantissimo sulle varie razze, sulla teoria, su come si educa un cane, neanche il cane, i padroni. 4. Hai mai fatto vacanze studio? Come ti sei trovata? Sì, direi di sì. Allora, ho fatto vari scambi culturali quando ero alle superiori. Anche alle medie, in realtà, ho fatto uno scambio culturale con l'Austria. Però dopo, alle superiori, io sceglievo sempre, quasi tutti gli anni, di non fare il viaggio con la mia classe, che era un viaggio un po' più standard, no? Il classico in hotel, con la tua classe. Ma sceglievo di andare in scambio culturale. Quindi l'ho fatto con il Belgio, con la Repubblica Ceca, con l'America, che è durato praticamente un mese. Mi ricordo una volta sono andata a Londra per un mese in college e mi sono sempre trovata molto bene. Anche quando non mi trovavo bene con la mia famiglia ospitante, che è successo in realtà una volta in America, che non è che non mi trovavo bene, è che non c'era tanta affinità a livello proprio di possibile amicizia tra me e la ragazza che mi ospitava, sono comunque riuscita a crearmi il mio giro di amici e sono stata benissimo, quindi sono troppo contenta di essere andata e sicuramente mi è stato proprio utile per sciogliermi nell'inglese, perché già quando ero piccola in terza media e ero
in Austria o parli oppure vai così in balia degli eventi, invece già lì devo parlare. Quindi se avete la possibilità, non sempre sono molto economici questi scambi, però se avete l'opportunità, fatelo. Poi, you seem to have perfect teeth. Are they natural? Sembri avere dei denti perfetti. Sono naturali? Grazie mille! In realtà non sono perfetti. La parte sopra sembra perfetta, la parte sotto no. C'è questo dente in dentro, che però a me piace. Io l'ultima volta che sono andata dal dentista, lui mi ha detto: ma che dici, lo vogliamo sistemare quel dentino sotto? Tu che sei sui social, ci mettiamo poco con l'apparecchio. Non lo so, ma io sono così abituata a sentirlo con la lingua tutti i giorni, no, che faccio e ci gioco. Quindi sì, i miei denti sono naturali, non gli ho mai fatto niente di che, non ho mai portato l'apparecchio quando ero piccola. Sì, faccio la pulizia dei denti una volta l'anno, ma a parte questo niente, perché sono terrorizzata dal dentista. Cioè io ho paura anche della pulizia dei denti. La mia paura è che quando fa così, con quel coso che sembra un uncino, mi stacca tutto il dente. Quindi tu senti, se non sai che è una pulizia dei denti e stai in sala d'attesa, senti qualcuno dentro che fa tipo ogni volta che mi fa la pulizia dei denti. E io, ragazzi, adesso fatemi incattare un attimino, fatemi fare tutto. Non ho mai avuto neanche una carie, mai. Quindi, cioè, non ho mai dovuto fare niente dal dentista. Il giorno che dovrò fare qualcosa, ci voglio tipo l'anestesia totale. Non ci voglio pensare. Poi, Muccino, che stai facendo? Questa domanda me l'avete fatta in tanti. Non posso spoilerare tanto, quindi vi dico solamente quello che ha già detto lui nella sua pagina Instagram. Abbiamo scritto un film insieme, il suo prossimo film. No comment, per ora. Ve ne parlerò molto di più quando potrò parlarvene di più, però ragazzi, mi piace pure tantissimo come lavoro, è bello, bello e creativo. Vabbè, ok. Come si raggiunge una pronuncia come la tua? Anche questa domanda me l'avete fatta in tanti, eh. Io per qualche motivo mi sono appassionata all'inglese quando ero già piccola, perché a me piaceva il rap, mi piaceva tanta cultura un po' street, underground, americana. Avete presente quando c'era MTV ed era solamente in inglese? E io me lo guardavo sempre, mi piaceva Pimp My Ride, oppure Welcome to My Crib. Tutte queste cose, Eminem, cioè i rapper di quel tempo, tutti gli old school. Ero già appassionata quando ero piccola, quindi ti direi che nel mio caso c'è stata proprio tanta pratica e anche tanto orecchio. A me piaceva cantare e io cantavo Eminem quando ero piccolina e mi riascoltavo e dicevo questo non mi suona bene e lo cambiavo, quindi ho fatto tanto lavoro anche da sola. Poi ovviamente ho fatto un percorso di studi mirato, sono andata al liceo linguistico, ho fatto l'università studiando lingua alla triennale, alla magistrale. Io tuttora prendo lezione con un accent coach, quindi noi non facciamo grammatica durante le nostre lezioni, facciamo solamente pronuncia e lui ancora mi continua ad aiutare a migliorare sempre di più la mia pronuncia per arrivare a un accento. A me piace l'accento tipo Midwest dell'America, e quello è il mio standard, il mio obiettivo, avvicinarmi sempre di più lì. Io sono super soddisfatta del mio livello d'inglese e anche del mio accento, so che fa una bellissima figura quando parlo, quindi non è una questione di devi farlo anche tu, è la mia passione, è il mio lavoro, mi va di sentire che sto ancora imparando e secondo me mi rende anche un insegnante migliore se continuo a imparare, quindi tanto orecchio, però anche tanta dedizione e pratica. Poi, quali sono le tue origini? Questa domanda me la fanno in tanti, perché quando sentono il mio inglese dicono sicuramente hai un po' di origine americana. No ragazzi, l'unica cosa che ho di americano è io sono stata sposata con un americano. Lui mi ha aiutato tanto anche con l'accento e con l'inglese. Però ero già appassionata, tipo hardcore, anche prima di conoscere Brian, alla lingua americana. Che particolare, io non sono appassionata di tutto ciò che è americano, ma della lingua tantissimo. I miei due genitori sono di Roma, Montesagro, Nuovo Salario. I miei nonni sono di Roma, si sono spostati brevemente quando c'era la guerra, anzi mia nonna solo, per stare in un ambiente un po' più tranquillo, è andata nelle Marche, ma è di Roma. Che io sappia, sono di Roma da generazioni. I miei non amano nemmeno l'inglese, loro hanno una mente molto più matematica, cosa che io non ho. Mi ricordo, oh, avete presente quell'indovinello, quello? Se un mattone pesa un chilo più mezzo mattone, quanto pesa un... quello? Oh, niente, io ci ho pianto con quell'indovinello che non lo riesco a capire. Ok, andiamo avanti. Come sta il tuo cuoricino? E tutti gli altri modi in cui mi avete fatto questa domanda. Il mio cuoricino sta healing, quindi rispetto a un anno fa, molto meglio. Rispetto anche a 6 mesi fa, molto meglio. Devo dire che io ho fatto questo viaggio a Las Palmas, che è durato poi alla fine 3 mesi, doveva essere un mese, è durato 3 mesi, e ci ritornerò. E
I'm healing, sto molto meglio. 10. Quanti anni sei stata negli USA e dove? Io, ragazzi, non ho mai davvero vissuto in America. Cioè, io ho passato tanto tempo in America perché ero sposata con un americano. 4 mesi a Roma, poi magari andavamo 3 mesi in America, poi ripassavamo altri mesi a Roma, poi altri mesi in America. Quindi ci stavo spesso anche per lunghi periodi. Non andavo per una settimana, andavo per 3 mesi magari. Colorado e Florida. Poi da lì magari abbiamo fatto qualche viaggetto, tipo Chicago, così. Però Colorado e Florida principalmente. Però non ci ho mai vissuto. Vissuto! Nel senso, non ho mai cambiato la residenza. Quindi, raggiungere una pronuncia buona è possibile ugualmente. 11. Qualche scioglilingua in inglese. Ok, facciamo how much would a woodchuck chuck if a woodchuck could chuck wood? Oppure facciamo Sally sells seashells by the seashore. Ed had edited it. Ed had edited it. 3, dai. 12. Ti sei mai interessata alla lingua araba? Questa domanda è abbastanza interessante perché la risposta è sì. Quando ero piccola, ero abbastanza piccola, questo se lo ricorda anche mamma a volte che me lo dice. Dice che mi trovava a casa quando rientrava dal lavoro, davanti alla televisione, che era sintonizzata sui canali arabi. Dice magari c'era solamente un uomo con la barba lunga che parlava. E tu stavi lì davanti così e ascoltavi. Io dicevo, Sonia, ma che ascolti? E io le rispondevo, no, mi piace il suono, sto ascoltando il suono. Ancora mi ci prendono in giro. Quindi sì, perché poi mi ricordo che mia zia mi aveva regalato dei libri, un dizionario. Però ero piccola, quindi in realtà non l'ho mai davvero proseguita. Ma ero appassionata al cinese e sono andata a scuola di cinese già quando avevo 14 anni, così. Però con l'arabo non ho mai fatto il next step. 13. Hai rivisto Briller? Allora, non l'ho rivisto, se non in video, perché lui si è trasferito, adesso sta a Denver e non è ancora tornato in Italia. Però parliamo spesso, non dico ogni settimana, ma quasi. Se vado a trovare qualche mio parente, magari facciamo un video, voice message, ogni tanto parliamo così, lui mi racconta dei suoi viaggi, quindi siamo in buonissimi rapporti e dice che non vede l'ora di ritornare a visitarci in Italia e quando verrà qui, nella mia famiglia tutti lo vogliono rivedere. Noi sicuramente ci rivedremo, quindi è una questione per adesso di distanza. 14. È una domanda semplice. Cosa pensi che ci sia dopo la morte? Non lo so ovviamente, ma non lo sa nessuno. Però io non penso che non ci sia proprio niente. Io penso che comunque noi siamo energia e io penso che parte della nostra energia continuerà a vivere in qualcos'altro. Cioè la nostra energia si incanalerà in qualcos'altro, che può essere un elemento naturale. Non voglio dire la reincarnazione, perché non è che io penso necessariamente in una reincarnazione strutturata come quella di alcuni filoni del buddismo. Però penso che sia possibile che rientri in una nuova forma di vita. Dubito che continuiamo ad avere una coscienza di chi eravamo nella vita precedente o in vita, però non penso che non ci sia assolutamente nulla. Un sogno bizzarro che ho fatto. Ne ho fatto uno proprio l'altra sera. Praticamente io ero in un aereo dove testavano i paracaduti che mettevano negli aerei di linea. Ovviamente non ci sono i paracaduti negli aerei di linea, però nel mio sogno sì, c'erano. E quindi andavano testati, però erano dei paracaduti molto piccoli e non erano sicurissimi perché, per esempio, io stavo lì col portellone aperto e loro dicevano, ah, tra poco devi saltare. E io dicevo, scusa, ma quindi devo tirare questa maniglia? E loro, no, che con quella non ti si apre, devi tirare quell'altra. E io dicevo, ma io stavo per saltare e tu mi mandi giù dall'aereo tirando quella maniglia che poi non mi si apre il paracadute. E loro mi facevano, ma se deve essere una simulazione reale non possiamo fare il corso di paracadutismo, non è che ognuno può averci l'istruttore, deve essere una simulazione di un disastro aereo. Dicevo, vabbè, comunque se questa maniglia non funziona, quale devo tirare? E quelli mi facevano, no, non ce n'è un'altra, questi paracaduti sono degli aerei di linea per un'emergenza, c'è cioè una leva sola. Io ero tipo scioccata, dicevo non lo voglio fare, e mi attaccavo al sedile e dicevo io non salto, e tutti gli altri mi guardavano male perché loro saltavano e andava tutto bene, e dicevano ah, sei proprio una fifona, e dicevo no, portatemi giù. Direi che è abbastanza strano e ha pure un senso. Non saltavo alla fine. 16. Sei ancora alle Canarie? No, sono tornata da poco a Roma. Voglio montare un video che è lunghissimo, di praticamente un riassunto di tutta la mia esperienza alle Canarie. Ho conosciuto delle persone fantastiche, ho creato un bel giro di amici, mi piace anche la palestra dove vado. Ovviamente la mia palestra in Italia è la mia palestra in Italia, ma anche lì mi sono trovata bene. Quindi penso di riandarci a trascorrere, se possibile, l'inverno. Quando qui fa freddo e non possiamo accendere il gas perché tutte le questioni
questioni. Me ne volo lì, dove non c'è nemmeno il riscaldamento perché non serve. 17. Qual era la mia materia preferita a scuola? Voi penserete che era l'inglese. E l'inglese ovviamente era sempre una delle mie materie preferite, perché più che altro perché era facile. Per me non è mai stato difficile l'inglese. Facevo così tanto da sola, proprio da sola, con la televisione, anche con il dizionario. Io scrivevo le canzoni con il dizionario quando non c'avevo internet, che ero piccolina. Diciamo che fino alle medie non c'era internet per me a casa, o comunque non era così accessibile. Che alla fine per me a scuola inglese era rilassante. Però la mia materia preferita era storia dell'arte. Io amavo storia dell'arte, mi piaceva proprio studiare le varie correnti, i quadri, le opere, l'architettura, certi monumenti. Mi affascinava così tanto che quando è stato il momento di scegliere, di decidere quale indirizzo fare all'università, per me la scelta era tra storia dell'arte e lingue. E attenti, perché io non sono un artista, a me non piace tanto disegnare, a me piace proprio studiare e osservare l'arte, che è una cosa diversa. Avrei fatto il critico, per dire. Però poi dopo sono stata anche consigliata. Già non so quanto lavoro c'è con lingue, storia dell'arte, e ho detto ok, vabbè, magari me la faccio come seconda laurea, terza laurea. Infatti quando mi sono laureata alla triennale ho pensato, invece di fare la magistrale in lingue, magari di fare un'altra triennale storia dell'arte, però vabbè, ho voluto chiudere il cerchio di lingue. Quella era la mia materia preferita a scuola. 18, terz'ultima domanda: futuro in Italia o all'estero? Non lo so. Con l'Italia, con Roma, io ho tipo un rapporto di amore e odio. Fuori Roma mi sento super italiana, e quando sono dentro Roma mi sento che I don't fit in. E a volte è frustrante e mi sta stretta certo un tipo di mentalità. Per i prossimi 10 anni forse mi vedo abbastanza libera, tipo farfalla, di stare ovunque: Tokyo, Asia, America, New York, appunto, così. Poi magari, se penso che quando sono più grande anche i miei genitori saranno più grandi, mi spaventa un po' l'idea di stare in un paese dove magari se qualsiasi cosa capita sono a 14 ore di aereo. Se stessi in Giappone, come è successo con il Covid, dove sono tutti impazziti, andare in Giappone e tornare è una cosa difficilissima. Se penso che c'hai i miei genitori che magari hanno 80 anni e stanno in Italia, io sto in Giappone e non posso ritornare, questa cosa un po' mi mette ansia. Quindi all'estero sì, potenzialmente potrebbe essere, però deve essere un estero un po' più raggiungibile, un po' più europeo, penso. Who knows? Penultima domanda: hai un libro preferito? Non lo so, per me è difficile scegliere un film preferito, un libro preferito. Penso che negli ultimi anni forse quello che mi è piaciuto di più era I dolori del giovane Werther, scusate la pronuncia, non ho mai fatto tedesco. Quello di Goethe, molto molto bello. Però non direi forse che il mio libro preferito di sempre, non ce l'ho un libro che proprio leggo e rileggo e rileggo perché lo adoro. L'ultima: c'è un momento del tuo recente passato che ti manca? Del mio recente passato, tipo dell'ultimo anno? Non proprio, perché è stato abbastanza tosto, abbastanza pesante. Ma in realtà sto vedendo la luce adesso, quindi del mio recente passato no. Mi mancano i giorni del Giappone. Quando ero in Giappone sì, mi manca, ma a volte parecchio. Recente, recente passato no. Sono contenta? Vediamo dove mi porta il futuro. Ragazzi, grazie mille di aver guardato questo long Q&A. Spero di aver risposto a alcune domande in maniera soddisfacente, e tenetevi quella a cui non ho risposto per il prossimo Q&A. Grazie mille di aver guardato e di essere sempre presenti. Probabilmente se avete visto questo Q&A siete già iscritti, ma se non lo siete iscrivetevi anche ad Instagram. A presto!